nuovo per essere venuti qui stamattina. È straordinario vedere una realtà come questa prodotta in un territorio come quello del Nord-Est, che ha spesso prodotto grandi mostri, ma ha saputo anche esprimere una vitalità straordinaria per quel che riguarda la difesa e la conquista di diritti e di salvaguardia dei beni comuni e delle risorse non riproducibili. Quindi il fatto che questa mattina ci si ritrovi in così tanti è un segnale importante, che può segnare anche il nostro prosieguo. Quindi a me spetta il compito di fare una riflessione sul momento in cui oggi siamo calati, la dimensione pubblica entro la quale si colloca anche il nostro discorso. Qualsiasi tipo di attività umana deve oggi fare i conti con le dinamiche prodotte dalla crisi, e quindi anche la discussione che si sviluppa all'interno delle realtà sociali, di movimento o sindacali, deve giocoforza misurarsi con questi processi. La crisi è oggi l'elemento con cui ognuno di noi è costretto a confrontarsi, e la sua profondità ed estensione è tale che possiamo, senza paura di sbagliare, definirla sistemica e strutturale. Le nostre azioni e le nostre riflessioni non possono quindi che svilupparsi proprio a partire da questa prima considerazione. Questa è, volenti o nolenti, la cornice di riferimento. Abbiamo seguito tutti con apprensione la drammatica escalation che dalla vicenda dei mutui subprime e il susseguente crollo di giganti finanziari come Lehman Brothers ha contrassegnato e scandito la vita di miliardi di persone e dello stesso pianeta in questi ultimi anni. Basta guardarsi attorno e ascoltare i discorsi in giro per la strada. Come messo lo spread stamattina, non lo sentiamo più solo nelle riunioni delle banche centrali o nel mondo della finanza, è una cosa che sentiamo tranquillamente anche andando al bar o passeggiando tra le bancarelle del mercato. Il linguaggio della finanza è arrivato quindi a permeare anche il discorso quotidiano. Quello che abbiamo di fronte è la crisi del processo di finanziarizzazione dell'economia, della sua crescita continua e inarrestabile, o almeno così pareva, come dimostrano poi i fatti, che l'ha portata ad avere un volume di attivi finanziari appena prima dello scoppio della crisi di 4 volte il PIL mondiale, quando all'inizio degli anni 80 il dato PIL volume di attivi finanziari era equivalente. Un modello, quello del finanzcapitalismo, per dirla con Gallino, che ha visto nel suo svilupparsi dalla rivoluzione reganiana in poi la crescita abnorme dell'attività finanziaria delle banche, altro che depositi e prestiti, oppure di quella che viene definita la finanza ombra, fatta da miriadi di società di scopo e da centinaia di miliardi di euro di derivati scambiati tra i privati, che sono risultati decisivi nella destabilizzazione dell'intero sistema. L'aumento degli investitori istituzionali, così come l'accresciuto peso e ruolo degli investitori finanziari nel governo delle imprese, hanno fatto il resto. Insomma, un mostro cresciuto a dismisura è diventato ormai praticamente ingovernabile, privo com'è di qualsiasi controllo. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L'effetto, oltre all'impoverimento progressivo del pianeta e dei suoi abitanti, è anche quello dello svuotamento di fatto del concetto di democrazia. E le vicende della Grecia e dell'Italia, con l'incarico al governo dei tecnici, il cui operato, al netto della sobrietà e dell'eleganza di chi lo rappresenta, è in piena continuità con chi l'ha preceduto, è lì a ricordarcelo. Gli stessi interventi anticrisi, con cui si intende rispondere al fallimento del capitalismo finanziario, non fanno che riproporre politiche di austerity nel campo del welfare e massicci processi di privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici, per riattivare e alimentare proprio i circuiti della finanziarizzazione e della speculazione globale. Gli scenari che si aprono all'orizzonte sono quindi diversi. Dando per assodato che l'attuale sistema è in crisi profonda e irreversibile, si tratta ora di capire se, collettivamente, saremo in grado di immaginare e costruire un'alternativa, un'inversione di rotta, un vero e proprio cambio di paradigma. Altrimenti, e purtroppo sia la storia che l'attualità ce lo insegnano, il rischio è quello dell'emergere dell'affermazione di derive autoritarie. Basti pensare a quanto accade oggi in Ungheria, l'Ungheria di Orban, l'Ungheria inserita a pieno titolo nell'Unione Europea, quindi dentro alla nostra casa. Sicuramente non siamo a richiamare la Repubblica di Weimar, però sicuramente i segnali che emergono dentro la crisi sono assolutamente inquietanti. La crisi allo stesso tempo disvela prepotentemente la debolezza e l'inefficacia dell'Europa, priva di una propria definizione politico-istituzionale.
Pensiamo invece che la costruzione di uno spazio politico europeo debba rappresentare oggi un punto importante nella riflessione di tutti coloro che sono alla ricerca di un'alternativa credibile. Allo stesso tempo riteniamo che l'individuazione di terreni comuni di confronto, di analisi e di azione sul piano locale debba diventare prioritario. Nonostante tutto, se non forse con maggior virulenza, il processo di rapina delle risorse e la messa a valore del vivente, con le conseguenti compressioni nella sfera dei diritti e con l'impoverimento progressivo dell'ecosistema, prosegue imperterrito. Per semplificare la discussione potremmo addirittura concentrare la nostra riflessione attorno a tre nodi: la questione ambientale, le problematiche reddito e lavoro e ovviamente tutto ciò che ne consegue, e ancora una volta il tema della democrazia. Se questo è lo scenario, pensiamo che nessuno, noi per primi, possa ritenersi autosufficiente. Assumendo però questo limite impositivo, perché anche in questo caso vogliamo poter rivendicare il nostro diritto di scelta. Tra la tranquillità data dall'autorappresentazione di sé, che sfocia però in una sorta di autismo dato dall'autoreferenzialità, preferiamo poter ragionare in termini di occasioni da cogliere. Per annodare fili, per contaminarsi reciprocamente e positivamente, per dar vita a spazi pubblici. Quelle moderne agorà, come possiamo tranquillamente definire anche la riunione di questa mattina, ovvero lo spazio pubblico, lo spazio comune. Allora dobbiamo partire da quelli che sono i fili che ci legano, i fili che possiamo riannodare in questo nostro percorso. Come ci ricorda giustamente Ugo Mattei, dalla lotta per l'acqua, l'università e la scuola pubblica a quello per l'informazione critica, dalle battaglie contro il precariato e per un lavoro di qualità, a quelle contro lo scempio e il consumo del territorio, a maggior ragione qua in questo nord-est devastato da 30 anni di politiche criminali che hanno devastato il nostro ambiente e messo a repentaglio le risorse, dalla lotta contro la privatizzazione della rete internet a quella contro le grandi opere, i beni comuni non sono una merce declinabile in chiave di avere. Sono una pratica politica e culturale che appartiene all'orizzonte dell'esistere insieme. I beni comuni, ridefiniti ben oltre la semplicistica e non più attuale lettura naturalistica, diventano quindi il terreno privilegiato su cui muovere passi decisi verso la costruzione di un'alternativa di sistema. La straordinaria mobilitazione in occasione dei referendum sull'acqua ci ha mostrato chiaramente che su temi come questi, nonostante la martellante propaganda di chi insiste nei processi di privatizzazione e rapina, le possibilità di invertire la tendenza ci sono tutte. Quello dei beni comuni diventa oggi la frontiera, terreno di conquista per le grandi corporation e allo stesso tempo elemento ricompositivo per chi, a partire dalle proprie pratiche, vuol dare senso e concretezza a quel diverso mondo possibile, così spesso richiamato come potente suggestione.